I pazienti più fragili, gli oncologici o affetti da sclerosi arrivano all'ospedale di Bitonto da ogni parte della provincia di Bari, ma anche dalla Batte, dal Lecce, dal Tarantino e persino da fuori regione, da Basilicata e Calabria. In qualche mese sono oltre 700 gli accessi registrati dal dottor Felice Spaccavento, a capo dell'unità di cure palliative della ASL di Bari, che ha fatto del distretto sociosanitario numero 3 il suo quartier generale della speranza. Con la presenza dell'ambulatorio di terapia del dolore abbiamo dato una risposta a un territorio che ne era sguarnito almeno negli ultimi anni, quindi abbiamo dato diciamo, a Bitonto e all'area del Nord Barese una opportunità in più. Uno dei problemi del nostro futuro sarà proprio gestire il dolore di molti pazienti, quindi è interessante disseminare i vari distretti di ambulatori di presidio che possano gestire le patologie dolorose dei pazienti. L'ambulatorio è dotato anche di numerose strumentazioni all'avanguardia che consentono di monitorare con precisione il paziente e di portare a casa la cura grazie ad ecografi portatili, emogas per controllare la funzionalità respiratoria anche nei pazienti Covid e i pilot per impiantare cateteri venosi. Le prestazioni effettuate sono le più varie. Tre quarti delle prestazioni sono prestazioni di terapia antalgica e cure palliative. Facciamo praticamente terapia infiltrativa ecoguidata, facciamo praticamente terapia del dolore con terapie che vengono prescritte e anche terapie con i cannabinoidi che vengono prescritte a casa per i pazienti. L'altro, diciamo, terzo di terapia viene fatto a domicilio, a casa dei pazienti. In ultimo una riflessione, vista anche la responsabilità del dottor Spaccavento come coordinatore delle unità speciali di continuità assistenziali, va anche a quello che potrebbe essere il futuro della sanità. Sicuramente il futuro della medicina è l'assistenza territoriale, cioè nel senso bisogna cercare di potenziare al massimo le strutture territoriali, magari avendo, io ho fatto l'esperienza della telemedicina con i malati Covid e devo dire che è stata un grande successo sia dal punto di vista medico ma soprattutto dei pazienti che si sono sentiti controllati. Ma bisogna trasportare queste esperienze a livello territoriale perché più rafforziamo il territorio, più facciamo sì che gli ospedali abbiano quel giusto carico di pazienti che vanno in ospedale per essere trattati e sono quelli che devono essere trattati in ospedale.